Bella ragazzi, bentornati qui sul canale di Granas. Siamo tornati con no, il segreto. No, sbagliato. Bella vecchi Trapani, siamo i Granas. Siamo tornati con un nuovo episodio di Il Segreto. È un episodio speciale. È speciale perché sono il best of del 2014. Cioè, yes. Ci siamo accorti oggi. Sono dal primo al non so quanto, però. I primi dieci più belli. Quindi partiamo dal decimo. Partiamo dal decimo. Yes. Pane e Nutella. Che mondo sarebbe senza Nutella? Donna di 14 anni. E mia mamma ha trovato un coltello in camera mia. Pensava che mi volessi uccidere. In realtà volevo solo farmi pane e Nutella. Vabbè, però scusa, La magia entra e fa. Oddio! Che c'è? Ma tutto spaccato di Nutella che stava col coltello così. Il numero 9, quelli tra palco sogno in realtà. Che dire? Leggetevi il primo commento che vi fate una bella risata. Allora, intanto dice: ero in ospedale. Perla, era un'ospedale. Visita medica per il calcio. Se vede che giochi a calcio perché sei un po' analfabeta. Vabbè, raga, non va piace, ci ho giocato pure a calcio, tranquillo. Infatti. Nel frattempo, al pronto soccorso è arrivato un ragazzo in fin di vita che era stato investito e aveva bisogno di un rene. Entro 2 ore sarebbe morto. Ho detto ai miei genitori che chiedessero di che gruppo sanguigno era. Ed era esattamente il mio stesso gruppo sanguigno. Avevo terminato la visita medica, era tutto a posto. Quel giorno sono stato operato per la prima volta in vita mia. Ora ho un rene solo, ma un amico fantastico in più. Il fatto che non si può fare in Italia, che non si può donare il rene così. Così è buffo, però vabbè. Vediamo, cioè, il primo commento. Il primo commento dice: la sanità italiana è peggio di un Bangalore. Uno va al pronto soccorso con una visita medica e gli asporta un rene che muore. Vabbè, raga, tanto è palesemente fake. Un troll, sì. Segreti da brivido. Donna di 19 anni. Mio papà è morto di... Che cazzo? Mio papà è morto di tumore ormai 2 anni fa. Qualche settimana dopo il funerale avevamo seduto in giardino. Era una giornata di vento. Mia sorella, mentre faceva i compiti, mi ha detto: sai, io ho chiesto a papà di essere il vento, così quando il vento soffia so che lui è con me. Dopo una pausa aggiunge: papà, però adesso ho freddo e il vento ha smesso di soffiare. A ripensarci mi vengono ancora le lacrime e i brividi. Papà, ci manchi tanto. Scusate, aspetta, ride. Cioè, vabbè, sì, è molto toccante, ma anche molto inquietante come cosa. Immagini. Basta. Papà, c'ho freddo. Posso. Pure quando andate puniti, poi fa è ritornato dentro casa. Che tipo fa una cazzata, no? Vabbè, comunque ci dispiace molto per il papà di questa ragazza, ma andiamo avanti e cerchiamo di farci una risata. Il romanticismo non è morto, parte seconda. Ho messo incinta la mia ragazza. Ok, okay, stiamo a... Voleva qualcosa di mio che le confermasse che sarei tornato dai lei. Questo ricollegandosi ai calciatori, non sanno scrivere o parlare, Da lei. Prima di partire per l'esercito, il padre, quando l'ha saputo, è venuto fin sotto casa mia per menarmi. Il padre è all'ospedale con una costola rotta. Amo tua figlia e quel nipote che non vedrai mai. Ah, amore, tornerò da voi, ti amo. Ah, ma perché questo se ne doveva andare. Quindi sì, la cosa del suo che gli ha dato prima di partire sarebbe il padre morto, praticamente. Oltre che un lo spero, ma però vabbè, è un po' giusto, il romanticismo non muore. Donna di 39 anni, anche i vostri insegnanti vogliono godersi l'estate. Sono una professoressa di latino, ad ogni verifica faccio vedere una copia già fatta della verifica, aspetto che gli studenti la trovino. Tutti alla verifica avranno 9-10, così sono sicuro e non dovrò rimandare nessuno, così ho tutta l'estate per andare in giro per locali e fare la troia. Cado che non ti abbia come professoressa. Che non ti abbia mai avuto come magari professoressa. Magari in realtà è una cesta allucinante, però sei geniale. No, ma questi cazzi per i compiti, mica per niente. Ah, ok, cioè, posto. Ma mette. Ma perché sennò uomo di 70 anni, no, aspetta, vai. Però ce n'ha 82, quindi ha fatto un po' male i conti. Vabbè, l'ha fatto 12 anni fa, in sé, credo. Allora, le sono inventate oppure no? Quindi forse è un fake. Ho 82 anni, questa è la quinta posizione. Attenzione, siamo già a metà classifica. Ah, e mi chiedo perché non ci sia la mia età qui. Quindi ecco perché. Ok, vabbè, te sei ripreso. Voi giovani pensate che noi vecchi siamo antichi. Invece io, 82enne milanese, gestisco il management italiano di uno dei vostri social network. Voi non sapreste nemmeno da che parte iniziare per programmarlo. Continuate a fare i fighi con i vostri smartphone. Potrei far partire scorreggio nelle vostre caselle di messaggio se solo volessi. Ciao gioventù. Mamma, è un nonno hacker. Immagini. Divertiamoci un po'. No, io avevo fatto tutto. Vabbè, dai. La andiamo a mettere scoreggi dentro. Aspetta, le note vocali. Voglio leggere le cose. No, no, non tirartela troppo. Che manca poco e ti le vuoi. Le cose gratuite sono sempre le migliori? La mia ex mi ha denunciato per stalking, perché ogni volta che passo sotto casa sua mi fermo e sto lì qualche minuto. Il segreto è che in realtà ho ancora salvato il cellulare e la password del suo wifi, e ogni volta che trovo WhatsApp non è mica di te.
ma io volevo solo usare internet. Ma il fatto è che ce l'ho anch'io questa cosa. Sul vecchio cellulare ci avevo salvato la password di Arianna. Attenzione, parenti scomparsi numero 3, siamo sul podio. Oh. L'amore per i propri cari che non ci sono più è sempre uno degli argomenti più discussi. Come se sta tipo un presa male la gente. Allora vediamo, questa mi sa che non farà ridere tanto, però vediamo. Mia madre è morta quando avevo 12 anni. Pezzo di merda, vai. No, dai, sì, sì, certo, per scherzare. Ho tanti amici che mi credono forte perché sorrido sempre, ma la vita mi fa schifo. Ma che Giuseppe Salvi. Mi tiro un su solo grazie all'amore che mi dà la mia ragazza. Un po' riempie il vuoto. Comunque non era una mancanza di rispetto, c'era perché... Sì, ma era ironico, normale. Un po' riempie il vuoto, ma studia fuori per 8 mesi. Ma studia fuori per 8 mesi l'anno. Ah, mi dà la mia ragazza. Ma studia poi per 8 mesi l'anno e io questo tempo lo passo nel grigiume. E così non riuscirò mai a laurearmi. Vorrei tanto dirle quanto sia importante per me e quanto lavorerei sempre qui. Ma adesso non creerei la carriera, non voglio né ragazza né amici. Voglio indietro mia mamma. Cioè tutto questo, parlo solo da ragazza, poi alla fine vuole la mamma. Vuole la mamma. Vabbè, ma la mamma è sempre la mamma. Secondo numero 2. E poi si dice che il romanticismo è morto, parte 1 questa era. Quando avevo 14 anni un infame andò dalla mia ragazza parlando male di me fino a quando mi ha lasciato. Sono 2 anni che mi faccio ogni ragazza con cui si mette insieme solo per vendetta. E poi mi faccio una foto e gliela invio. È troppo bello vederlo soffrire. Sei un cazzo di genio, la mia totale stima. Allora, vabbè, il primo è un coso, è un post che farà riflettere molti di voi, non fa ridere. No. Ma è tipo il più votato, quindi lo leggiamo. Quando avevo 14 anni mi violentò e rimasi incinta. Mia madre lo denunciò e mi fece abortire e fu la cosa più brutta del mondo. Non ho mai detto nulla a nessuno, neanche al mio attuale fidanzato, per paura di essere giudicata da un'assassina, perché è quello che sono ai miei occhi. Ho ucciso il mio bambino, non mi odierò mai abbastanza. Quindi questo qua è quello che l'esperienza di questa donna che è stata più votata su In Segreto nel 2014. E niente, non possiamo dire niente su questa cosa perché è una cosa seria, sembra, almeno se non è un fake. Ma andiamo a leggere qualche altro In Segreto. No, uomo di 16 anni. L'altro giorno ero in bagno a lavarmi. C'era la porta aperta ed ero nudo ballando con sottofondo la canzone Who You Touch My Tralala My Ding Dong Dong. Non chiedetevi perché, YOLO. Caga proprio. Allora non sapevo che stava l'amica di mia sorella. Questo è tipo pugliese sicuro. Che stava l'amica di mia sorella maggiore e mi ha visto. È scappata via ridendo e adesso crede che sia. Sei un genio, No, comunque queste cose sono successe un po' a tutti, dai. Perché è successo? No, vabbè, per confortare l'uomo di 16 anni. Puoi confidarti con noi iscritti. No. Comunque, ragazzi, In Segreto è finito per oggi. Se vi è piaciuto questo video, arriviamo a 3000 like. Sbam. E niente, ci becchiamo al prossimo video. Bella. Lasciate tutto in descrizione. Bella. Tutto. Bella. Ho detto 4 volte. Yeah.